su e mo se n'è andato. Facciamo brevissimo ripasso, scusa Davide, ma così siamo allineati perché se no dopo ci troviamo che... Sì. Ora arrivo, eh. Partirà? Oh, forse gliela fa. Va bene. Allora, condivido lo schermo. Poi io ho preparato un po' di codice, in realtà ve lo volevo scrivere a voi, però forse facciamo queste prime cose che ho fatto, poi dopo ci... Allora, i numeri complessi sono numeri che stanno su un piano bidimensionale, sì, va bene. Stanno su un piano bidimensionale. Sono numeri come la colla bicomponente, sono numeri bicomponenti. Ciao Ciao. Giulio, ciao. Sono Sentivamo anche numeri. prima, sentivi noi. Sì, Ciao. e purtroppo ti vedevamo Ok. pure. Aspetta, Registrazione, maestro. sì, è partita. Allora, sono numeri bicomponenti. Allora, sulla nomenclatura c'è sempre, si chiamano complessi, sembra una roba, ma sostanzialmente sono numeri che stanno su un piano, no? Quindi c'hanno due parti, una parte reale, questa è la parte dei numeri reali, e questa è la parte cosiddetta immaginaria. Ma questa è una nomenclatura che è legata, vabbè, è legata alla... Insomma, dovete far conto che sono numeri fatti, sono un'estensione dei numeri reali in cui ciascun numero è, sì, va bene, è fatto di due numeri reali, no? Questo per esempio potrebbe essere 1 e 1, no? E questi sono due numeri reali, però per contraddistinguere l'asse immaginario, il secondo numero, questa cosa qua si può anche scrivere in questo modo qua, 1 più I1, ok? Per dire che ho... Allora, I che cos'è? Questo I è in realtà la radice di meno 1, perché questo sistema è stato inventato perché serviva per risolvere questa equazione che non riusciva, nessuno riusciva a risolvere. Poi è arrivato Cardano, ha detto: sentite, così non ne caviamo le gambe, x quadro più 1 uguale a 0, no? Quindi x quadro era meno 1 e non, nei numeri, con i numeri reali non si riesce a risolvere questa equazione. Quindi loro si sono messi là e hanno detto va bene, facciamo finta che estendiamo il sistema dei numeri reali a fare dei numeri bidimensionali. Ok, lascio perdere tutta la faccenda. La cosa importante è che se i è radice di meno 1, è chiaro che x quadro, no, i quadro è meno 1, no? Allora, e qua la cosa si fa interessante, perché se uno fa i cubo, che cos'è? È i quadro per i, no? Quindi il cubo è sostanzialmente radice di meno 1 di nuovo, quindi è meno i, però è meno radice di meno 1, quindi è meno i. Poi i alla quarta è meno 1 per meno 1 e quindi è 1. E poi i alla quinta e così via. E questo affare gira in tondo, cioè invece di salire come fanno tutti i numeri reali elevati a potenza, questa cosa qua è praticamente è un continuo
di andare tra, scusate, adesso lo rifaccio, è un continuo andare, oscillare intorno a questi valori, a i che è, diciamo, i alla 1, poi i quadro è i alla meno 1, poi i al cubo è meno i, e i alla quarta è 1, e i alla quinta è di nuovo i, perché è 1 moltiplicato per i, e quindi è di nuovo i, e così via. E questa cosa qua gira in tondo. Il fatto che giri in tondo significa sostanzialmente che è la combinazione di due, di una componente cosinusoidale di una... Sì, va bene, fate conto che sia un tondo. Lo potevo fare col tondo, in effetti, facciamolo col tondo, vediamo se avviene. Voilà. Ok. Va bene, salto una serie di passaggi, però ditemi se fino adesso è tutto chiaro, cioè questa parte qua è chiara. I numeri complessi, per quello che ci servono, Sì. funzionano così. Eulero scopre che, peraltro senza conoscerli molto bene, però scopre una cosa, che e elevato a i teta, dove teta è in radianti, è uguale, questa è la cosa più importante dell'orbe terracqueo, a coseno di teta più i sen teta. Quindi è, sostanzialmente, serve a fare questo cerchio, ma la questione è che scopre che, appunto, con la base E, in realtà i radianti che stanno nell'esponente di E corrispondono esattamente ai radianti. Ok? Adesso, se volete, se non ci credete, fate la prova. Andate a vedere. Naturalmente, vedete che qui stiamo dicendo che questa è la parte reale, no? Il coseno è la parte reale. E il seno, che è moltiplicato per i, è la parte immaginaria. Quindi adesso, se io prendo un affare qualsiasi, adesso fermo questo e prendo invece una Comunque, consonante. Pasquale, Sì. confermo, mi sono ricordato, insomma, questa era abbastanza chiara come cosa. A posto? Siamo a posto? Okay. Bene, Sì, possiamo andare avanti. siamo a posto. Adesso prendiamo e cominciamo a scrivere un po' di cose. Per vedere questa cosa, posso scrivere un programmino. Chiamiamo RealImag, no, chiamiamo Eulero.py, e facciamo, e lo rifacciamo esattamente identico. Allora facciamo, import numpy as np, e import, matplotlib, plt, e dopo, allora qua cominciamo la rumba. Per esempio, facciamo un array che ci serve come asse delle x. Allora, questo si fa così, si fa con un affare che si chiama linspace, che c'è pure su Octave, su MATLAB, in cui si dice, va bene, io vado da meno, che ne so, 2 per np pi greco, 2 pi greco fino a 2 per np
appunto, pi greco, e poi qua ci va il passo di campionamento, cioè e lo campioniamo, gli diamo 500 punti. Questo crea un array che va da meno 2 pi greco fino a 2 pi greco in 500 passi. Adesso qua ci mettiamo un esponenziale exp. Poi non ho ancora capito come si fa a fare le cose bene, però 1j dovrebbe fare la i, quindi questa è e elevato a i per x. Ok, quindi la x è sostanzialmente il teta, no? Ora, allora qua noi possiamo plottare quello che abbiamo fatto, però vorrei plottare separatamente la componente reale, questo è plt.plot, plottiamo separatamente la componente reale e la componente immaginaria, cioè facciamo da una parte facciamo x e la componente reale della y e dall'altra parte facciamo la y. La x e la componente immaginaria della y. Che cosa viene fuori? Viene fuori un coseno e un seno. Vediamo se è vero, vediamo se abbiamo fatto tutto giusto, vediamo se ho imparato a scrivere, vediamo un sacco di cose. Ah, beh, non lo vedete perché, ecco, matplotlib, no, non è matplotlib. Non gli piace matplotlib, santa pace. Ho provato tutto io, aspetta un attimo. Cosa ho sbagliato? Pyplot. Mi sa che era matplotlib.pyplot, una cosa del genere. Sì, giusto. Giusto. Buongiorno. Ciao Chi è Mauro. stato? Chi c'è? No, io non vi vedo Mauro purtroppo. di Giovanni. Ah, Ciao. buongiorno. Allora, non è pipe, non è, sì, giusto, eulero.py pyplot. Vediamo, rivediamo, eccetera, eccetera. E qui dovrebbe tirar fuori qualcosa. Non funziona manco questo. Ah, giusto, perché NP. Guarda, lo odio Python. Mi manca tutto, bisogna mettere NP dappertutto. Mo sì? Mo lo vuole? Mo lo fa? Chi lo sa? Non lo fa, ma non l'ha messo. Ah no, porca miseria, ho dimenticato un'altra cosa, è plt.show, perché l'ha fatto, ma mica ce lo mostra se non gli diciamo di mostrarglielo. E allora, eccolo qua. Ok, adesso per mostrarvelo devo interrompere questo e devo andare da un'altra parte. Un attimo di pazienza, eccolo qua. Ok, allora questa è la componente. Vedete che il valore dell'angolo è sull'asse delle x e va da 2 pi greco che è meno 2 pi greco fino a 2 pi greco. E vedete che se io mando un esponenziale con un esponenziale complesso, questo qui oscilla. Questa qua è la formula di Eulero, che è tutto quello che ci serve per fare i discorsi che stiamo per fare. Ok? Quando appunto vedete queste cose, generalmente andate a verificare, cioè fate la cosa. Vi faccio rivedere il codice perché è banalissimo.
Quindi voglio dire, no, non dovrebbe essere, cioè, anche se non conoscete Python o quello che è, dovrebbe essere, questo è il codice, sono queste ultime, sono queste righe qua, ok? E appunto stiamo solo dimostrando che la formula Dorero effettivamente funziona. Bene, adesso passiamo al nostro amico Joseph Baptista, che era un matematico di Napoleone, cioè della fine del Settecento, il quale, vabbè, c'è una storia abbastanza buffa. Napoleone lo lascia in Egitto dicendo: guarda, torno subito, cioè, tu intanto arreggi qua che questi sono cattivi, quando ha visto che non riusciva a vincere perché trovava molte più resistenze di quello che pensava. Lui pensava che andare a fare la campagna in Egitto sarebbe stata una passeggiata di salute. Gli hanno dato un sacco di botte, ma proprio tante, e quindi ha detto: scusa un attimo, io devo tornare un attimo in Francia, ma poi torno subito, e poi è sparito, e c'era lui che stava là a organizzare le cose. Comunque, vabbè, al di là di questo, qual è il problema che aveva Fourier? Allora, una cosa che mi sono pensato in questi ultimi tempi è: la matematica ha un certo modo di affrontare le cose. Per esempio, la matematica aveva un problema di come far, avendo una serie di punti reali, lo vedete, no? Vedete quello che sto disegnando? No, stiamo vedendo il terminale. Ok, allora sto sbagliando tutto. Ecco, c'è pure. Sì, dice che il Stanno rumore venendo a sparisce. prendere me. Mi sa proprio di sì. Ok, avendo una serie di punti nello spazio, dice qual è la funzione che passa attraverso questi punti. Allora, qual è l'equazione di questa funzione qua? Allora, questa cosa, sapete benissimo, si risolve con per esempio, questi sono quattro punti, si risolve con un'equazione di questo tipo, cioè y uguale a x cubo più a x quadro più a x, no, più, scusate, bx, scusate, cx più d, ok? Queste in realtà sono quattro equazioni diverse, cioè sono quattro equazioni diverse sommate, cioè sono questa, questa, questa e questa, e si sommano insieme. Allora, vabbè, questa è algebra lineare, funziona tutto, eccetera, eccetera. Il problema è che non funziona con le funzioni periodiche, perché le funzioni periodiche hanno certe altre caratteristiche. Per esempio, si ripetono, hanno un ciclo per cui si ripetono sempre uguale. Quindi il problema che aveva Fourier era come fare questa cosa qua, la stessa cosa, ma per funzioni periodiche. Adesso non vi dico manco il perché, perché non l'ho capito manco io, perché stanno facendo tutta un'altra cosa, ma insomma il suo problema è questo: se uno ha una funzione periodica, come fa a capire qual è la combinazione di funzioni che lo la la che la che la compone, che riesce a comporre questa funzione. E naturalmente l'idea era questa: dice, ma questa è per forza una composizione di funzioni periodiche,
periodiche se stesse, altrimenti la periodicità non si riesce a riprodurre. La faccio molto breve. L'idea è di dire, beh, allora io qua se calcolo per esempio l'area, vediamo se lo fa, se calcolo l'area sottesa da questa funzione, tipicamente se questa funzione è periodica ed è equilibrata, diciamo, intorno allo zero, se io faccio l'integrale di questa funzione, cioè calcolo l'area sostanzialmente, questo integrale mi dovrebbe dare zero, ok? Perché se è equilibrata, se non ci sono componenti che hanno il sopravvento su questo integrale mi dovrebbe dare zero, cioè il calcolo delle aree. No, quando dico è equilibrata intorno allo zero, dico quando per esempio non c'è una costante che tira su tutto quanto, no? Però in linea generale, se questa costante non c'è, incidentalmente la costante è la frequenza zero, no? Che era sempre, era questo elemento qua nelle funzioni non periodiche ed è sempre un elemento di frequenza zero dentro la scomposizione in serie di Fourier. Allora, l'idea qual è? L'idea è che se uno lui pensava in questo modo, io prendo, facciamo una cosa semplice, prendo una sinusoide, no? E ne faccio l'integrale, un decolore rosso, ma magari ne faccio l'integrale. L'integrale non dovete pensare che sia una cosa, calcolo l'area sottesa da questa sinusoide o cosinusoide, anzi prendiamo una cosinusoide che è più. Ma naturalmente se io prendo l'integrale di questo e per esempio lo prendo in maniera opportuna, nel senso che prendo un numero fisso, un numero di cicli, no? L'integrale che è quest'area qua quest'area qua è zero. Ok? Allora lui ha pensato questo, ma se io questo integrale lo moltiplico, cioè faccio invece che un coseno faccio un cos quadro. Allora il cos quadro com'è? Il cos quadro ha la parte, questa parte qua che ovviamente è ribaltata verso l'alto, no? Quindi 6. Quindi quando vado a fare l'integrale, quando vado a fare l'integrale, io in realtà avrò a che fare la funzione del cos quadro, una funzione così. E se uno fa l'integrale, questo non è più zero. Quindi l'idea è che appunto io provo tutte le possibili frequenze su un fenomeno periodico, ok? E quelle che sono non zero significa che sono delle componenti che esistono all'interno della forma d'onda che sto analizzando. È chiaro questo discorso perché questa è la chiave di tutto. Cioè praticamente la DFT o l'analisi di Fourier consiste
nel moltiplicare la forma d'onda che uno vuole analizzare con tutta una serie di frequenze, con infinite frequenze, no? Di cui soltanto quelle esistenti all'interno della forma d'onda risulteranno, daranno un risultato non zero all'integrale. Pronto? Ci siamo Sì, tutti? È io tutto ci sono. chiaro? Allora, dovete pensare che tutta questa cosa dice, ma come si fa l'integrale di Però una lampada? una cosa, maestro, lei ha Prego. moltiplicato, cioè praticamente adesso abbiamo la frequenza, abbiamo, no, abbiamo il cos quadro. Ah, ok, cos quadro, Questo è il cos quadro, no? Aspetta, sì. scriviamocelo così ce lo ricordiamo. Questo è il cos quadro. Cos quadro di omega t, cioè di un angolo che varia nel tempo, dove se questo è il tempo, diciamo che questo è il tempo, no? E questo è invece il coseno normale. Diceva, dove trovo diverso da zero vuol dire che praticamente ho trovato. C'è qualcosa, c'è una, perché naturalmente potrebbe esserci una componente come per i polinomi, sono moltiplicati per un coefficiente A, B, C, eccetera, eccetera. Anche lì, perché c'è un po' di parabola cubica, un altro po' di parabola, un altro po' di funzione lineare, no? Cioè, per esempio, qua in questo caso. Vedete che in questo caso ci sarà molta funzione di terzo grado, comunque di grado dispari, perché poi non è detto. E poi c'è una funzione, per esempio, qua si vede bene la funzione lineare, c'è una cosa che va in, vabbè, che va in salita, no? E questa è la componente lineare. Poi c'è, forse la componente parabolica è zero, però c'è una componente cubica perché questo gira due volte, no? E così via. Certo. Poi c'è una componente costante perché questo magari al passaggio dallo zero non sta proprio a zero, e così via. Stessa cosa succede, oppure, boh, non so, possiamo fare così, così la componente D sappiamo che è negativa, no? Perché al Certo. passaggio Stiamo dallo zero. dicendo che praticamente è la somma di varie tipologie, di vari polinomi, no? Esattamente, però nel caso delle funzioni periodiche è la somma di varie funzioni periodiche. Ok? Quali e con che ampiezza è legato appunto a quest'operazione di analisi che corrisponde al far passare al moltiplicare la funzione che stiamo studiando con tutta una serie di componenti. Allora, adesso vi voglio far vedere perché è interessante vedere singolarmente che cosa succede, no? Quindi questo lo non lo smetto di condividere e condivido un'altra cosa. Ah, c'è pure Andrea. Wow, welcome back. Ho un po' spammato sul gruppo, maestro. Bravo. Allora, torniamo qua e vediamo che cosa succede quando. Allora. Quando moltiplico due onde. Allora, questo è codice che ho già fatto, però vorrei che lo leggessimo insieme in maniera che capiate bene. Cioè, qui volevo far vedere sostanzialmente io ho una sinusoide e la moltiplico prima per una frequenza qualsiasi e poi per se stessa. Allora, questa è la frequenza di campionamento. Fermatemi, se non capite. Questa è la
no, questo è il periodo di campionamento che mi serve, poi c'è una durata, 30 secondi, questi sono proprio secondi, la frequenza che sto guardando è 1,5 Hz e la moltiplico per la prima volta per 0,12 Hz, quindi un'altra frequenza. Quindi se voi vedete qua, io c'ho mi organizzo la X tra meno la metà della durata e la metà della durata alla frequenza di campionamento e dopodiché vado a realizzare sia la cosinusoide che voglio analizzare, sia la funzione analitica. Vedete queste due? Questi sono proprio coseni secchi, ancora non abbiamo usato numeri complessi, eccetera, eccetera. E poi le moltiplico, ok? E faccio una prima integrale. L'integrale come lo faccio? Siccome questi sono valori discreti, semplicemente sommo tutti i valori che vengono fuori dalla moltiplicazione e li divido per il numero di punti. Perché è chiaro che se io faccio la somma di tanti punti, poi per avere un valore normalizzato, che non dipende dal numero dei punti, devo dividerlo per il numero dei punti. È chiaro questo dettaglio? Questa è già una delle componenti dell'analisi della trasformata di Fourier discreta. Tutto Sono importanti i chiaro? punti. In questo caso sì, ho preso tanti punti quanti ce No, dico n'erano. in generale sarà importante lo sfettinamento che si fa. La sfettuccinata. Perché devo individuare, cioè perché dobbiamo suddividere in un tot, perché non è che possiamo suddividere all'infinito, no? Non possiamo fare un No, qualcosa di allora, continuo. ok, allora qui si entra Non voglio aprire No, 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 porte che no, no, qui si aprono. entra nella questione, cioè quanti punti si pigliano? Vabbè, se voi chiedete a Fourier, lui dice no, infiniti, infiniti perché Vabbè, altrimenti. pure l'impulso di Dirac, no, è uguale, la stessa cosa. Certo, Quant'è quanto è infinite? infinitamente piccolo? Allora, se non è infinitamente piccolo, allora la cosa viene approssimata, c'è un errore, no? Allora, in questo caso qua ne abbiamo presi un tot e vedrete appunto i risultati. Però quello che mi interessava farvi vedere in questo caso è che, allora, il secondo risultato è fatto moltiplicando la funzione I1 per se stessa, ok? Quindi questo è un cos quadro, veramente. E vediamo quant'è il risultato. Poi tutta questa roba qua serve per fare i due plot uno accanto all'altro. Ok? Quindi in realtà qui ho scambiato funzione portante e funzione analitica, ma siccome sono allora questo è il codice. Se ci sono cose che non vi sono chiare, vi prego, fermatemi. Ok, allora la prima Non vedo funzione. terminato, Ah maestro. sì, scusate, porca miseria, questa. 1 per 3, 3, 1 per 3, 3. Questo è il risultato. Allora, la prima funzione che vedete è appunto la frequenza 0,12 che moltiplica la frequenza 1,5. Cosa succede? Succede che questa è una forma d'onda che vedete è simmetrica, anche se c'è una simmetria strana, però è perfettamente simmetrica. Potete immaginare, come diceva Fourier, che questa all'infinito, se fate la somma di tutto, vi dà 0 all'infinito, perché c'ha tanti campioni positivi, c'ha la stessa cosa negativa. Qua nella label di sinistra ho segnato il valore della somma, ok?
ok? Dice non è proprio 0, è 0,0005. Perché 0,00? Perché questa roba è limitata nel tempo, ok? Se io aumento il numero di punti, questo numero cala, ok? Quindi il che significa che all'infinito questo va a 0. Va bene? Ci credete? Non ci credete? Vediamo. Ci fidiamo. Ok, se faccio la stessa cosa con due con il cos quadro, ecco la forma d'onda che viene fuori. Ok, quindi il cos quadro, vedete, invece ha una somma non zero. In questo caso approssima a 0,5. Il perché approssima a 0,5 lo capiremo fra un attimo, perché quella io non ho messo ampiezze, quindi dovrebbe approssimare ad 1, no? Ma invece no. Ma ora poi vedremo perché. Ok? Bene, quindi l'idea è che una di FT, come anche una FFT, come tutto quello che utilizzate, consiste nel moltiplicare la vostra forma d'onda con una serie di componenti sinusoidali o cosinusoidali. Quindi andiamo al prossimo passo, dice, beh, scriviamo il programmino che fa la nostra prima DFT. Allora, il programmino che fa la DFT, secondo voi quanto è grosso? Questo è DFT0, quanto codice c'è? Eccolo qua. Ok? Sì, da qui in poi non c'è più niente. Ok, La non parte serve. prima del piede sto praticamente Questa è la DFT, questo dove sta il mio codice. È un ciclo. Perché? Perché allora, cosa devo fare? Devo prendere la mia funzione. Allora, stavolta ho usato invece una funzione esponenziale complessa. Questo è un esponenziale complesso che abbiamo detto è una combinazione di seno e coseno, no? E ci ha messo una certa frequenza per una certa durata. Qua è tutto, questa è la frequenza di campionamento, questo è il periodo di campionamento, questa è dove sta la frequenza di Nyquist, no? E poi mi sono fatto due spazi, uno è lo spazio del tempo, vabbè, l'ho chiamato X, lo possiamo chiamare T se volete, che va da meno la metà della durata fino alla metà della durata meno un campione, questo perché lo zero è considerato positivo, e ci metto tutti i campioni che mi servono, che decide la mia frequenza di campionamento, moltiplicato per la durata del tempo. Invece lo spazio frequenziale, cioè l'asse delle frequenze, lo elaboro tra meno Nyquist, cioè meno la metà della frequenza di campionamento, fino alla frequenza di campionamento, vabbè, qua in questo caso meno un periodo di campionamento, perché tanto è tutto 1000 qua, cioè vale tutto 1000, quindi 1000 di spazio temporale moltiplicato naturalmente 30 secondi, perché la durata è 30 secondi, e 1000 di spazio frequenziale. Ok? Allora, tutto chiaro? Io non ho capito perché toglie un periodo. Perché devo tener conto dello zero? Cioè, io se qua voglio effettivamente 1000 campioni, questi diventano 1001 se non lo tolgo. Da 0 a 1.000 invece di fare. Devo fare da meno 500 a 499 perché lo zero è positivo. Poi su sta cosa dello zero
parleremo perché questo è uno dei dettagli non indifferenti della faccenda. Allora, la mia funzione è questa qua. Questa, se volete che la scriviamo in linguaggio normale, questa è E elevato alla I per 2 pi greco, no? Per la frequenza, per t, per x, che sarebbe t. È chiaro questo? Volete che ve la scrivo in chiaro? Cioè, questa così si scrive dentro Python. In realtà, se la scrivete matematicamente, questa si scrive in un altro modo. Se ricondivido quell'altro e vi faccio vedere com'è la funzione, non lo so. Non lo so qual è quella che vi piace di più. Però questa è questa qua. È questa funzione qua. No, sono qua. E elevato alla i 2 2 pi greco. pi greco per f per t. Ok? E questa equivale, come abbiamo detto, a un coseno reale che è 2 pi greco, no, per f per t, più un seno, ok, moltiplicato per i, però, complesso per 2 pi greco per f per t. Ok, poi l'ampiezza del seno e del coseno dipende dalla fase, questo è un altro discorso ancora. Quindi torniamo ai nostri polli e vediamo un attimo com'è la faccenda. Fermatemi se le cose non sono chiare. Allora, questa è questa formula qua. La state vedendo, vero? Ok, dopodiché mi preparo un vettore vuoto dove metterò i risultati dell'analisi. Come è fatta l'analisi? L'analisi è fatta. Allora, io ho un vettore di frequenze. Questo è il mio vettore di frequenze, questo F, no? Allora, io prendo ciascuna frequenza, la metto dentro la variabile k e mi faccio un'altra funzione simile a quella che avete visto prima, quella della y, che chiamo opportunamente analfun. Adesso vogliate. Perché è la funzione analitica e qua invece faccio un esponenziale negativo. Cioè, allora, su questa cosa qua, sul perché l'esponenziale è negativo, possiamo fare un discorso, lo faccio fra poco. Però, se voi vedete, questa è la stessa sopra, al di là del segno, che è 2 per pi greco per k, stavolta la frequenza è k, ok? E per il tempo, ok? Dopodiché moltiplico questa funzione per y, cioè la mia funzione, quella che voglio analizzare, e ne faccio la sommatoria, cioè sommo tutti i valori, perché qua dovrei fare l'integrale per Fourier, ma siccome ho valori discreti, non faccio l'integrale, faccio la sommatoria. Sommo proprio i valori, vedete, brutalmente, piglio tutti i valori e li sommo. Ok? E me li metto nell'array FTTY, che dovrebbe essere DFTY veramente. Stato un po' entusiasta. Ok, dopodiché lo converto. Questa è una cosa di servizio. Lo converto in un array di quelli di NumPy che sono diversi dagli array standard. E dopodiché, che cosa faccio? Ne calcolo la magnitudine. A me in questo momento qua mi serve di sapere quant'è la magnitudine. Perché mi serve la magnitudine? Lo capite o no? Cioè, questo è un valore complesso.
che ha dentro due componenti sempre, no? La magnitudine e la fase. Riprendo un attimo il disegnino. La magnitudine è la distanza dal centro. No, scusate, serve che... Allora, in una situazione del genere, con i numeri complessi, io ho, come avete visto, la parte reale e la parte immaginaria, ma ho anche parte reale e la parte immaginaria, ma posso considerare un numero anche in maniera diversa. Posso considerarlo come la distanza dal centro, e questa è quello che io chiamo magnitudine, che in realtà si chiama modulo, il valore assoluto del... Questo è un numero reale, la distanza dal centro non ha due componenti, è un numero reale, no? Che chiameremo m, e poi c'è un'altra componente che è l'angolo, no, rispetto al valore reale, che è appunto la fase. Se voi pensate che un oscillatore possa essere visto come una cosa che ruota intorno, che ruota intorno a un cerchio, no, questo non verrà mai. Così, no? Che ruota intorno a un cerchio, allora questa ruota in questo senso qua, ok? Con la fase che aumenta, così. Allora, c'è da dire che io prendo, per esempio, come funzione analitica la funzione opposta, ok? Perché quando gli angoli, cioè quando la velocità di rotazione corrisponderà, io mi ritroverò con, diciamo, con due numeri. Qui mi ritrovo con, per esempio, z, e questo è quello che si chiama z coniugato, no? Cioè è lo stesso numero complesso, ma con la parte complessa rovesciata. E questi numeri, cioè, come dici? Sì, è la parte simmetrica, la funzione analitica gira in senso opposto, ok? Questo perché c'è una proprietà dei numeri complessi in cui, se uno moltiplica z per z coniugato, il risultato è reale, ok? Perché praticamente questo moltiplicarlo consiste nel fare una consiste nel fare la somma geometrica, insomma, non so com'è, e il risultato di questo è reale. Quindi quando noi otteniamo questo, naturalmente questo quando quando la frequenza corrisponde. Se la frequenza non corrisponde, siamo sempre da capo a 12. Aspetta, devo Ma maestro, posso fare una domanda? Perché la chiama magnitudine? Sempre sentita chiamata modulo, perché Ma è il magnitudine? modulo, però nel caso nostro a noi serve di sapere quanto di quella componente, cioè è in realtà la magnitudine. Questo è, diciamo, nel signal processing. Ci siete? Ne siete spariti? No, Io ci ok. sono. Nel signal processing, quello che ci interessa è, e soprattutto nell'analisi di Fourier, di sapere quant'è la magnitudine, e poi vedrete che ci serve anche di sapere qual è la fase delle componenti, perché appunto non possiamo pensare che tutte le fasi siano... Cioè, l'analisi,
attraverso appunto la combinazione di seni e coseni, quindi attraverso la combinazione, è per questo che si fa con i numeri complessi, si può benissimo fare in somme di seni e coseni, l'analisi, soltanto che in questo modo viene più, come si dice, è più efficace, basta fare una sola moltiplicazione invece di due e così via. Sì, in realtà è il modulo di quella frequenza, è la magnitudine di quella frequenza nell'analisi. Questo è per questo che la chiamo magnitudine, insomma, il modulo va benissimo. Ora, c'è una cosa da dire, questa qua, la nostra funzione, la funzione che vogliamo che vogliamo analizzare, che ampiezza ha qui? Questa, stiamo guardando questa. Ampiezza implicita l'ampiezza in questo. Che vuol dire implicita? È che va tra meno 1 e 1, quindi c'è ampiezza 2. 1. Eh sì, io 1. L'ampiezza è 1, cioè se io moltiplico Sì, 1 questo da l'ampiezza è 1, è quello. implicita, certo. Ok, bene, quindi noi ci aspettiamo che questo affare qua tiri fuori ampiezza 1, vero? Molto bene, andiamo a vedere. Me lo sono preparato, prima che tirasse fuori ampiezza 1 ho dovuto. Ok, allora questa qua è la combinazione parte reale e parte immaginaria. In realtà se faccio il plot del numero complesso che non sono riuscito a fare, vedete un cerchio qua, ok? Però se plottate separatamente la parte reale e la parte immaginaria, qui avete questa cosa qua. La frequenza era 30, qualcosa e la trasformata di Fourier, guardate che cosa tira fuori. Più meglio di così non si potrebbe. No? Oh, notare, qui stiamo guardando tra più 50 e meno 50, va bene? Bene. Questa vi ho fregato. Questa è de plastica sta cosa, perché ci sono alcuni dettagli che non vi ho detto. Questa viene benissimo. Allora, perché? Tanto per cominciare, la funzione è complessa, no? E poi ho scelto la frequenza in maniera estremamente oculata. Come ho fatto per scegliere la frequenza in maniera oculata? Allora, torniamo a vedere, questo se ne può andare, se no non me. Perché venga questo risultato qui? Allora, intanto è necessario utilizzare una funzione complessa e poi è necessario scegliere le frequenze, la frequenza da analizzare. Vedete che è 30,53. Perché ho scelto 30,53? Perché sono andato a vedere, adesso vi faccio vedere che imbroglio ho fatto. Sono andato a vedere lo spazio delle frequenze. Adesso lo facciamo rigirare in questo modo qua. Si incrocia perfettamente con un pi greco, con un pi greco mezzi, con un 2 pi greco, con qualcosa No. del genere. Allora, andiamo a vedere lo spazio delle frequenze. Allora, lo spazio delle frequenze che ho scelto dovrebbe essere qui, m.f. Ok, queste sono tutte le frequenze che lui va ad analizzare. Vedete, ci sono frequenze negative da meno 500, no?
fino a 500. Allora, volevo prendere una frequenza intorno a 30, no? Ah, sono andato a vedere che c'è 30,53. Ho preso proprio quella. Perché ho preso proprio quella? Perché nel ciclo ci sarà la moltiplicazione di quella Perché frequenza all'interno presente. di questa finestra di campioni che mi ha dato questa qua corrisponde proprio precisamente a un quadrato, cioè zero errori. Cioè zero errori, ok? Perché corrisponde proprio a un ciclo, capito? Allora, qua e qui cominciano a venire fuori le magagne, perché dice, vabbè, aspetta un attimo, ma tanto per cominciare, ma le funzioni, per esempio, audio non sono funzioni complesse, sono funzioni reali, no? E mo come si fa? E dico, boh, proviamo a farlo con funzioni... scusatemi. No, ne avevo fatto un'altra per farvi vedere che se io combino due funzioni complesse, ok? A frequenza, la prima frequenza è 9,509 e la seconda è 30,53 e le sommo con ampiezze diverse, una è 0,8 e l'altra 0,25. In realtà l'analisi funziona uguale. Però, come sempre, ho scelto proprio due cose ad hoc. Adesso ve le faccio vedere. 1x33, dove sto? Ok, qui ho la Ma combinazione scusa, delle io due sono... sinusoidi, ok? Però è una combinazione complessa, quindi vedete c'è la parte cosinusoidale che è questa simmetrica intorno allo zero e la parte sinusoidale, no? E effettivamente nell'analisi mi viene sano sano 0,8 e 0,25. Ok? Vi convince? Siete convinti che l'analisi di Fourier funziona? Cioè che è una roba che effettivamente... E come vedete il calcolo fatto è esattamente uguale. Se io adesso lo riprendo. Maestro, credo che la connessione vada un po' male, non so se solo a me o a tutti quanti. Sto morendo. Sto morendo? Ah, proprio così, eh? Beh, ma era la dimostrazione che in effetti no. Allora, co come è fatto? Riguardiamo un attimo questo codice. Fermatemi se non sentite più niente. Beh, certo, se non sentite più niente, però non mi sento più manco io, eccetera. No, no, io pure sto sentendo a scatti, ma però, dunque, vediamo un attimo. Aspetta un momento. Ah, beh, perché io sto facendo tutto, sto facendo, registrando. Provi ora, maestro, perché mi hanno fatto tutti il video. Credo sia giusto comunque. Gizi? Ma perché io ho una buona connessione. Poi dovrei vedere. No, è che io sto anche registrando OBS, si mangia un sacco di roba. Vabbè. Comunque, vabbè, spero che siga. Allora, riprendiamo un attimo l'esempio e guardiamo bene. Cioè, queste sono sempre le stesse cose. Fermatemi se c'è qualcosa che non capite. Ci sono due frequenze, ci sono due ampiezze. Pronto? Così. Problematico, eh? Comunque Pasquale, io sento scatti anche te, non so se sentite voi anche
È strano, io non sento scatti, entrambi sento scatti, quindi penso sia Jitsu anch'io. sia Gizi? No, se Gizi dovrebbe fare tutti, ma io vedo che ci abbiamo tutti buona connessione, però è strano. No, posso provare a fermare la registrazione, però mi scoccia perché. No, perché cioè in tutto questo. Riproviamo? Aia, io sento proprio male. Ok, proviamo, prova a uscire e rientrare. Che facciamo? Ok, riesco a rientrare allora. Ok. Parlare maestro. 1x33, 1x33, prova, pronto, prova. Boh, A me va bene. speriamo. Ok, torniamo qua. Allora, fermatemi se ci sono cose che non sono chiare. Allora, qui è come prima, ho ripreso l'asse delle temporale, l'asse delle frequenze, ok? E ho creato una forma d'onda più complessa, cioè con due componenti, e in effetti ripassando esattamente la stessa, vedete che è esattamente la stessa, lo stesso loop, produco la figura che avete visto. Ok? Quindi diciamo che in linea di principio ci ha azzeccato Fourier, la questione funziona. Ora però una cosa che ci siamo detti è, prima di tutto, le funzioni audio non sono funzioni complesse, sono funzioni reali, no? E allora andiamo a vedere che cosa succede con una funzione reale. Facciamo una DFT con un coseno. Ok? Ecco, quindi abbiamo preso, stavolta prendo sempre la stessa cosa, asse delle X, prendo sempre la mia frequenza 30.53 a cui sono tanto affezionato, la durata è questa, bla bla bla, eccetera, eccetera, e rifaccio l'analisi. L'analisi comunque la faccio sempre con una funzione esponenziale complessa, ok? Però analizzo una funzione reale. Andiamo a vedere quello che succede. Andiamo a vedere quello che succede, che cosa vi aspetta che succeda. Che sia piatto tutto, in teoria dovrebbe essere 153 Hz. Ecco quello che succede. Sono due, uno a 30.53 e l'altro a meno 30.53, e guardate bene, sono pure grandi la metà. D'altra parte l'energia è sempre quella, se sono due si smezzano l'energia. Perché? Perché
perché utilizzando una funzione reale, la nostra funzione che analizza lo incontrerà due volte. Non so se mi sono spiegato. E puoi riprendere un attimo il programmino. Sì, adesso ci arrivo, scusa, volevo salvare questa cosa. Problema di prima mi sa che è una cosa diffusa, stavo leggendo che ci sono diversi down di Ah sì? server vari. Ma il mio server è il mio personale che sta in Finlandia, quello è indipendente da... E sono crashati il New York Times, BBC, GitHub, che non mi si apre, Carino. Amazon, un po' di Però crashato visto tutto che non assieme. è crashato. Cosa? Magari Twitch un giorno. sta col server, il server Esner non è crashato. Quello. Discord è ancora su, non ci credo. Eh beh, ma Discord non l'abbatte nessuno, sono loro che abbattono l'altri, ok, perché questo? Riprendiamo un attimo il... Mi avete chiesto di riprendere il programma del Yes, piano? Guardiamo bene, mi raccomando, guardate bene. Aspetta, così, cos'ha? Riguardiamo bene perché ci avessi ficcato dentro 0,5. Eccolo. Proprio sulla circonferenza geometrica noi ci possiamo andare a presentare, no? Che cosa fa la funzione che analizza rispetto al coseno che ci mettiamo dentro, Sì. no? E tracciando i due oscillazioni, in teoria andremo a vedere che col coseno si incrociano due volte. Domanda? Non lo so. In un certo senso è vero, Questo stavo pensando. sì, ma c'è una Qualcosa con il zeta coniugato di cui parlavo prima, faceva vedere sul grafico. beh, Trovo... c'entra qualcosa con la formula di Eulero. Cioè, quando io... Allora, riprendiamo un attimo la formula di Eulero. Allora, avevamo detto che E alla I alfa, no? Uguale a cos alfa più No, is, no. I sen alfa. Allora, questo che significa? Che coseno di alfa, se fate i conti a casa, giuro che è così, è e alla i alfa più e alla meno i alfa diviso 2, sì, ciao, aspetta un momento, diviso va fatto così, buona Ugo, questo è il coseno di alfa, questo è quello che... Quindi il coseno di alfa equivale a una funzione che gira nel senso antiorario, una funzione che gira nel senso orario, cioè una con frequenza positiva, l'altra con frequenza negativa, il tutto diviso per 2. E non è quello che abbiamo visto? Cioè che sostanzialmente, adesso per non andare a riprendere quella cosa, sostanzialmente se io analizzo
una funzione reale, sostanzialmente ottengo metà, l'ampiezza metà, però distribuita su due componenti. Cazzo cane. Due componenti simmetriche intorno allo zero. Nespa? Vero? Adesso potremmo fare un'altra prova che non ho fatto, se volete la facciamo, ma vi posso già dire come va. Che se voi questa prova qua, anche qui vi ho fregato, senza che ve ne accorgesse, ho preso da meno Nyquist, no? Meno 500 a fino a Nyquist. Perché ho fatto così? Per farvi vedere questo. Se voi in realtà prendete tra 0, tra potete fare la prova a casa, prendete tra 0 e la frequenza di campionamento, ok? Quindi avete questa è la frequenza di campionamento FC, questa è Nyquist, no? E questa è la nostra frequenza. Se voi andate a vedere, vedrete che in questo caso quella componente che vedevamo compare qua. Tant'è vero che vi compaiono, avete visto sicuramente, quando andate a fare l'FFT vi vengono le componenti simmetriche rispetto a Nyquist. Vero? Yeah. Sì. Questo è anche... Perché è così? Perché questa è la stessa cosa che dire questo? È ribaltato. Perché è ribaltato? Che cose si ribaltano così? Vi posso anche dire che così, per darvi un aiutino, vi posso anche dire che ce n'è una anche qua. E poi per darvi un ulteriore aiutino vi posso dire che questa cosa ha due è sì, buona Ugo Madonna, perché è periodica. E che cos'è che è periodico? Sono periodiche le funzioni che realizzano, però... e così via, vabbè, se è periodica nel tempo. Ma che cos'è che, c'è? Che cos'è che è periodico? Che è veramente la base di tutto? Perché noi qua stiamo facendo, cioè non stiamo facendo quello che voleva fare Fourier, stiamo facendo una sorta di fatte conto, perché non abbiamo funzioni continue, abbiamo funzioni discrete. E le funzioni discrete che caratteristica hanno? Che sono? No. Campi. Più na te. E qual è la base della periodicità? La base della periodicità è il campionamento, no? Allora, voi potete immaginarvi che la vostra funzione, quando la campionate, state sostanzialmente modulando un impulso di campionamento con la vostra funzione. È vero sì o no? E quindi quando l'andate a vedere avete il risultato di una modulazione, appunto, di una moltiplicazione, una modulazione ad anello praticamente, no? In cui voi sapete bene che il risultato di una modulazione è FC, cioè è portante più o meno modulante, no? La portante in questo caso è la frequenza di campionamento e la modulante è la nostra funzione, ok? Quindi voglio dire, quando fate, dipende come prendete gli assi nella trasformata di Fourier, però vi capiterà di vedere sia le cose in questo modo qua, in modo simmetrico. Questo è il modo, diciamo tra virgolette, fatto bene,
perché questa è veramente la formula di Eulero, no? Quando lo vedete dall'altra parte, state vedendo un'immagine che è legata al fatto che la funzione è campionata. Tant'è vero che una cosa del genere vi spiega anche sia l'aliasing che il foldover. Cioè, se voi andate, crescete con questa frequenza, andate verso l'alto, no? E passate la frequenza di Nyquist, che significa? Significa che questa qua viene verso il basso e passa la frequenza di Nyquist, no? Quindi quando ve la ritrovate, Nel campo libero, cioè, no, quando ce no, la troviamo quando in questa esce fuori dalla nostra possibilità di rappresentarla, volevo è farlo passato chiaro. mai questo. Quando passa Nyquist, noi ci ritroviamo comunque con quello che si chiama l'aliasing, cioè questa. Ok? Questo viene tutto gratis nel pacchetto. Ok? Ok, però comunque quello che mi interessava è di farvi capire il perché ci ritroviamo con questa situazione qua nel caso delle funzioni reali. Ce lo ritroviamo per via di questa formula. Ok? Certo. Naturalmente è lo stesso se lo scomponete in sinusoidi, salvo che le sinusoidi sono un po' più complicate perché le sinusoidi ve le ritrovate rovesciate di fase, cioè a fronte di una sinusoide che sta qua, vi ritrovate la cosinusoide, la sinusoide negativa sta così, è di ampiezza negativa, perché la formula di Eulero per le sinusoidi invece è, se ben mi ricordo, correggimi se sbaglio, perché voi pensate che io me le so studiate queste cose, ma non è mica vero, è seno di alfa è uguale a E alla I alfa meno E alla meno I alfa fratto 2i. Madonna, questo quanto mi dà i nervi. Fratto 2i, perché naturalmente seno di alfa è reale, quindi io me lo devo levare sto i, no? E quindi me lo ritrovo che mi levo anche la i. Il punto è che mi ritrovo con questo meno, questo segno meno, che è questo che mi fa apparire la sinusoide in questo modo. Ok? Bene. Torniamo ai nostri polli. Adesso già le 12:37, mi sa che. Quindi adesso Luca, tutto bene? Sei ancora vivo? Sotto la webcam. No, Certo, perché. stavo levando perché ho visto che l'hanno levata tutti per una giusta causa e comunque sì, no, sono ancora vivo Sei ancora e vivo, ogni tanto la perfetto. connessione prende di più, ogni tanto di meno. Ma Allora. quella è solo per la prima dose. Allora, adesso il problema è di voi non protestate mai, ma io, se fossi in voi, protesterei, dice: ma te ci stai a fregare? Hai preso delle frequenze apposta che non perfetta, esce fuori perfetta, ma Prendi questa 42, che succede? appunto, sono buoni 23. tutti. Allora ne prendo un'altra, prendo 148, che è una qualsiasi, non corrisponde, sono andato a vedere che non corrisponda, perché capace. Allora, guardate, se volete la controlliamo, ma 148 non è fra le cose. E faccio l'analisi con quella, ok?
Incidentalmente ho fatto anche alcune altre cose. Per esempio, mi pare che ho diminuito i punti di analisi. Non sono più 1000, ma sono 255, in modo da provocare sufficiente errore, ok? E sono andato a vedere quello che succede. Che succederà? Che succederà? Perché succede un casino? No, vediamo un po'. Ditemi voi che succede, poi io lo faccio vedere. A lei è diminuito però i punti. Sì. Ma per farlo vedere meglio, per farlo vedere bene. Ok. Però tra quei punti noi non abbiamo quelle frequenze. No, no, non c'è. E quindi c'è un. Vabbè, ci sarà un'area, no? Un'area in cui ti puoi concentrare. Perché la prossima. Perché succede questo? Allora, intanto, ok, notate, è simmetrica e questo abbiamo capito che è legato al fatto che la funzione è reale, è un coseno ed è reale. Però La vedete prossima, che... noi facciamo una media, no? Ho capito, ma Facciamo una media. il problema è che vedete che succede una cosa, l'energia, cioè l'area di questa funzione si spaparanza. Tant'è vero che diciamo, la magnitudine è molto minore. Ok? Vedete che la magnitudine qua siamo. Ora, la magnitudine potrei anche averla toppata perché mi sembra troppo piccola, però insomma, in linea generale è normale che la magnitudine sia minore perché tutta l'analisi si distribuisce spettralmente. Allora, perché? Perché? Perché, perché, perché? No, intanto c'è da rilevare una cosa. La cosa funziona, ma non è più così bella, pulitina però è più realistica, perché io che ne so di che frequenza vado ad analizzare. Se già la sapevo, non andavo ad analizzare, no? Quindi è capace che la frequenza sia una frequenza qualsiasi. Certo. Non fate chiacchiera solo Davide, fate delle ipotesi. È come se andando a comparare piano piano i punti io mi avvicino di più a tale frequenza analizzata a quella che ho. Cioè, non so come dirlo. Allora, ci sono due problemi, però adesso qua disegno. Quello che stavo pensando prima, cioè sono varie le cose, non è solo un motivo. Una cosa era simile, una cosa che volevo dire era simile a quella che stava dicendo Andrea. Man mano ci si avvicina, abbiamo quei punti. Però tu fai una moltiplicazione, quindi che succede? Che tu prendi la funzione e la moltiplichi per la funzione in un punto che stai verificando, non sarà mai uguale a la funzione che analizza, non sarà mai uguale alla funzione che c'hai messo dentro, quindi non Perché analizza allora, mai. se io le prendo discretamente, no? Io ci avrò, come avete visto, c'ho certe frequenze, c'ho 30, c'ho 100, mi pare che in questo caso qua avevo tipo 150,59,
E che è diverso da 148. Certo. No? Allora, questo che cosa significa? Significa, ok, questo è un primo problema, cioè il quadrato non è veramente un quadrato, no? Sì. Quindi per esempio sarà, adesso faccio un'ipotesi, ma non è proprio, per esempio, allora, questo qui, questo tecnicamente si chiama un bin, il bin è il secchiello, no? Nel secchiello della frequenza 150.59, allora, ho diminuito la precisione dell'analisi proprio perché volevo avere un secchiello largo. Questo è il bin. Il bin precedente, fate conto, sta, non mi ricordo bene, ma 147 qualcosa. Il bin successivo sta a 150. Quindi questa sta proprio in mezzo. Ok? Cosa significa? Che se voi andate a vedere la funzione in quel punto lì, la funzione non sarà proprio un quadrato perfetto, ma qualcosa che in qualche modo gli ci si avvicina. Cioè sarà una cosa di questo tipo. No? Per cui, per esempio, se andate a fare l'integrale di questo, l'integrale c'ha una parte negativa che sottrae, no? E per cui l'ampiezza non viene esattamente come dovrebbe. E questo è anche il motivo per cui non viene, anche se sommiamo le due magnitudini di quello che avevamo visto prima, non viene mai uno, no? Non viene mai uno. Oh, poi il bin vicino, per esempio 147, comunque viene, anche lui è vicino a 148, no? Quindi anche lui si mangia una parte dell'energia, no? E così via. Anche il bin superiore si mangia una parte dell'energia, perché tutta l'energia non viene assorbita interamente. Allora, questo non succede quando la frequenza è precisissima. Perché se io metto 150, quello mi viene un quadrato perfetto e tutta l'energia sta dentro quel bin. Ok? Sì. Mentre invece qua si spaparanza. Ora, l'altro problema è un problema di tipo più analitico. Cioè, se io l'analisi qua, dire che io uso 255 campioni vuol dire di analisi, vuol dire anche che io uso 255 campioni nel tempo. Quindi chiudo qua, per esempio. Cioè, non per forza in una situazione in cui ho concluso un ciclo, no? E quindi ho questa parte qua, vedete questa zona qua, che non è bilanciata da niente. Ok? Quindi ci sono due problemi. Il primo problema è che i quadrati non corrispondono. Il secondo problema è che l'analisi non è illimitata, non è infinita. L'analisi è limitata. Questo è il discorso che stavamo facendo prima dei punti, dato che non è una cosa ideale, ma è una cosa reale, avremo una fine. Avremo una fine, e la fine che cosa significa? La fine significa che si approssima un risultato. Okay. Allora, qui sorge il vero problema della DFT. Il vero problema della DFT, perché uno potrebbe dire, vabbè, allora sai che c'è? Io prendo tantissimi punti, cioè non ne prendo 255, ne prendo miliardi, ok? E dopodiché, quindi che cosa significa? Che avrò dei bin sempre più stretti
E quindi anche se ho 148, bla 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 bla, ci sarà comunque un bin che corrisponde a quello. Chiaro? Ok. E perché non lo facciamo così? Sarebbe un tempo infinito per tutti quanti bin. Ok. Diciamo che la complessità di calcolo cresce con Linearmente con no, non cresce. no, cresce col quadrato Esatto. o 2 mi pare il numero di moltiplicazioni che servono. Vabbè, ok, però diciamo a me che me frega, fino a quando ho potenza di calcolo cresco, cioè mi conviene fare un'analisi il più raffinato possibile. Ma qual altro c'è? Quale altro? Qual è l'altra questione? L'altra questione, bisogna sempre ricordarsi che Fourier, che aveva detto Fourier? Funzioni periodiche, periodiche. Se le funzioni non sono periodiche, non sono proprio periodiche, allora Fourier alza le mani e dice no, non si può fare, basta, butta via tutto. Gli ingegneri che sono venuti dopo hanno detto ma aspetta un attimo, aspetta, prima di buttare via tutto, cerchiamo di capire. Per esempio, ci sono le funzioni, guarda caso, le funzioni audio sono tra queste, che sono periodiche per periodi limitati di tempo. Quindi è esattamente, è una contraddizione in termini. No? Dice, oh, sono periodiche o non sono periodiche? Sì, sono periodiche, ma però non tanto. Ok? Sono periodiche per periodi limitati di tempo e quindi quello che uno può fare è far finta che un certo periodo limitato di tempo in cui si fa l'analisi sia effettivamente la periodicità voluta da Fourier. Poi dice, no, aspetta, aspetta, siamo sbagliati, è un'altra, no? La forma d'onda cambia nel tempo, quindi non è più periodica, no? E gli dicono a Fourier, gli dicono, guarda, fai finta come se, cioè, lascia perdere. Quindi, sostanzialmente, il problema grosso delle DFT è che c'è sempre un trade-off, perché il problema è, per fare un'analisi infinitamente precisa, cioè estendere questo limite verso qua, significa che devi prendere più campioni, no? Ma se la forma d'onda ti diventa non periodica, allora non va più bene, perché, no? Stai facendo un'analisi che è poco corretta. Quindi il trade-off che c'è è tra precisione, cioè definizione frequenziale, e definizione temporale. Cioè, la definizione temporale quale sarebbe? Di dire, beh, io prendo la periodicità proprio nel posto che mi serve, no? Poi dopo vorrei cambiare, vorrei fare un'altra cosa. Allora, o c'hai molta definizione temporale, quindi analisi con pochi campioni, quindi analisi molto rozze, però in compenso se ne possono fare tante una dietro l'altro, o se no uno c'ha una buona definizione frequenziale, però si assume che il segnale sia piuttosto stabile. Ora, per esempio, se voi prendete un segnale vocale come io che vi sto parlando, il segnale vocale ha una mobilità spettrale pazzesca. Nonostante questo, può essere ancora assimilato a funzioni periodiche. Ok? Allora, per risolvere questo problema, riprendiamo il nostro.
Però qua stiamo finendo il tempo per risolvere questo problema. Dobbiamo trovare il modo di ridurre questo errore. No? Cioè, ridurre questa approssimazione. Come si può fare per ridurre questa approssimazione? E dopo la settimana prossima, se volete, rifacciamo questa cosa e lo facciamo proprio. Ah, ma dato che l'argomento è coerente e oggi pomeriggio abbiamo la lezione di informatica, non potremmo continuare il discorso nella lezione di oggi pomeriggio? Se volete sì, ma non lo so se potete tutti, perché non la segue più nessuno, la segui solo te. Scusi, è vero. No, no, se Io ho un'altra lezione che mi si sovrappone, quindi no, ma possiamo rimandare alla settimana prossima, così se vi va bene lo stesso orario. Perché, beh, il punto è peccato che non ci sarai perché tu fai un sacco di ho un domande, esame, ma io ho un esame mentre invece, proprio quel giorno, no, ho capito, non è che ti sto dicendo, dicevo che è peccato perché tu fai molte domande ed è carino interagire con le domande. La comunque questione. un'idea su questa risoluzione del problema. Non possiamo tagliare fuori tutto ciò che è sotto una certa soglia? Con Vabbè, ma la magnitudine, dico. e che ci vai tu? Comunque ti rimangono degli errori perché no, un'idea può essere di dire, ma scusate, adesso riprendo un attimo questo, aspetta, un'idea può essere di dire, no, ma se io ho questo problema qua, cioè ho il problema che taglio in un punto qualsiasi che non so, io potrei fare in modo che i bordi, no? Per esempio questo bordo qua e questo bordo qua valgano di meno. Come faccio a fare una cosa del genere? La frequenza con un filtro. Quale frequenza ho? Dico che l'analisi sulla parte iniziale e finale Vale di meno. quindi quella lì magari la moltiplico via via per un coefficiente che Che incremento sale e in mezzo. decremento, esatto, incrementa all'inizio e decrementa alla fine, tipo una sorta esatta di campana, una gaussiana. Ma una finestra, per esempio, una cosinusoidale negativa. No? Tirata su, insomma, che sta tra 0 e 1. No? Questa si chiama la finestra di von Hahn o Hanning. Avete capito a che serve finestra? Perché dovete finestrare le DFT? Perché vi serve per ridurre il rumore. Tutto con No, no, è Han con due N e la prossima volta faremo tutta una disquisizione sulle finestre. No. Il fatto è che la finestra è von Han, poi dovete sapere che gli americani, c'aveva un altro matematico che si chiamava Hamming, no? Allora hanno cominciato a fare casino. Hamming ha fatto un'altra finestra ancora, che è una sorta di coseno, come la von Hahn, ma rialzato. Allora hanno cominciato a chiamarla la Hanning con la N e non ci si capiva più una mazza. E vabbè. Allora, il ruolo di questa cosa qua, che dovete capire, è di diminuire cioè. Questa cosa diminuisce il rumore perché, se volete, allora la prima finestra, la prima di tutte,
è la finestra rettangolare, che è quella che abbiamo fatto noi, che è questa qua. Tu, se uno taglia, se uno taglia un pezzo di suono, no? Usa una finestra rettangolare che si chiama, tecnicamente, se volete il termine proprio giuridico, si chiama boxcar. Questa è la finestra boxcar. Boxcar è proprio tagli, punto. Ok? Ok, questa naturalmente non corregge l'errore, ok? Dopodiché, appunto, ci stanno tante altre finestre che fanno cose diverse e su questo dovremo fare un ragionamento. Va bene? Non è uguale una domanda a breve, Sì. sempre su questa finestra, non è utile anche una finestra triangolare? Ci sono, la finestra triangolare si chiama la... non me la ricordo più. Vabbè, a parte come si chiama, è utile pure quella, cioè perché dovete avere la meglio questa la finestra di Bonanna rispetto a una triangolare? Non do comunque A, perché comunque quella lì darebbe peso a dove sta Attenzione, la vertice. attenzione, il segnale quindi diventa un segnale di modulazione di ampiezza. Ok? Quindi qua vi ritrovate con un segnale che è la combinazione del vostro segnale più un a sinistra, a destra del segnale, una componente che è la componente di von Hahn. E che guarda caso, siccome è sincronizzata con la finestra stessa, no? Si trova un bin a sinistra e un bin a destra. Quelli non si riescono a tirar via quelle componenti là. Una finestra di tipo triangolare sarebbe una modulazione triangolare che ha più componenti di una finestra di Hamming, capito? Quindi è più sporca. Per esempio, la finestra rettangolare, la boxcar, ha tutte le componenti di un'onda quadra. Capite? E quindi, come tutte le componenti di un'onda quadra, ce n'ha un fottio. Che sono quelle che vedete esattamente qua. Cioè, Direbbe questo, Davide, vedi, sulla Sì, diagonale. stavo pensando proprio. Ecco, beh, voi dovete pensare alla trasformata di Fourier di un'onda triangolare, ok? Oh, tra l'altro, incidentalmente sì, questo è in decibel, no? Lo possiamo fare in decibel, però rispetto per esempio a una componente di von Hahn, a una finestra di von Hahn, una finestra di von Hahn ti produce una componente sola, no? Perché è sostanzialmente un coseno, quindi stai modulando il tuo segnale con un coseno ed è quello che ti compare. Vabbè, poi faremo sulle finestre, c'è tutto un discorso da fare, ma siccome dobbiamo andare ancora alla short time, mi pare che ci possiamo. Giovanni, come andate? Tutto chiaro? Tutto chiaro? Due Giovanni, Giovanni Michelangelo, Giovanni Semplice. Vi è tutto chiaro? Cioè, a me non interessa, che mi interessa che sia chiaro il ragionamento. Poi capisco che io non sono un matematico, non me ne frega niente di fare le dimostrazioni. Cioè, ma che Diventiamo capiate. degli esperti di serramenti poi con tutte le finestre diverse. Ah beh, poi vedrai Finestre e la serramenti. settimana prossima, che vedrete quanta roba c'è da digerire sulle finestre. Quella con Maestro doppio Cidera, vetro, lei quella con la doppia. vuole
vuole. Mi rendo conto che è stata un'esposizione molto accidentata, però mica tanto, è molto quella che so. felice. E beh, il punto è che è importante secondo me che capiate l'essenza delle cose, perché spesso e volentieri, appunto, nel fare le analisi, queste cose qua, invece tutti i parametri hanno un loro senso, hanno una loro utilizzazione e vedrete, e qua siamo solo all'inizio, perché mo quando arriviamo, adesso c'è una cosa che non ho fatto che volevo fare, è che è la maniera in cui vengono scelte quello che si chiama il zero phase windowing, cioè la maniera in cui si scelgono le finestre, è anche c'è una cosa che è molto importante, che è avere o non avere la frequenza zero, perché siccome la frequenza zero è molto importante dal punto di vista della continua, brucia altoparlanti, fa cose brutte, è importante. La famosa costante dei polinomi che abbiamo visto, che corrisponde alla frequenza zero per quanto ci riguarda, che è una costante tutto sommato, è importante riuscire a rilevarla bene. Ora, così come abbiamo preso le frequenze, e cioè a pene canino, non viene rilevata bene. Quindi poi dobbiamo parlare di questo come prima cosa la prossima volta. Deve essere rilevata e poi in qualche modo buttata fuori. Per come abbiamo preso noi le frequenze, no, nell'ultima cosa ho preso un numero di punti dispari. Allora, tutti quanti dicono, va bene, la trasformata di Fourier bisogna farla con l'FFT, con la potenza di 2, eccetera, eccetera, però l'FFT ha un grosso problema, e cioè che la frequenza 0 non è mai rappresentata, mentre invece se si prendono finestre dispari, perché non è mai rappresentata? Perché se voi prendete un numero pari di punti, in mezzo, la frequenza in mezzo, che è la frequenza 0, non c'è, non sta tra i bin, no? Mentre invece se prendete un numero dispari, però la nozione più diffusa è che per fare una trasformata ci vogliono un numero pari di punti. Sbagliato, ci vogliono un numero dispari. Ok? Ma quella non è una nozione che viene da sé con il fatto che è No, informatica perché le FFT di avere tutta roba con i pari, tutte potenze di due. tutte potenze di 2, perché l'FFT funziona con le potenze di 2, ma in realtà bisogna fare delle DFT, vabbè, poi dopo la prossima volta ve lo spiego cosa bisogna veramente fare. Ok? Cioè, è tutta una serie di cose che dopo poi, eccetera, eccetera. Va bene, spegniamo Prego di qui. registrare la prossima volta così me la vedo in diretta.